Eccoci qua, cari amici di Bigal Musica, siamo tornati per un altro appuntamento. Siamo, come vedete, già da ciò che c'è alle mie spalle. State intravedendo quella che è Casapiano, che è una delle nuove dimore in cui ci mettiamo a fare questi video, questi suggerimenti. Vogliono essere suggerimenti anche per gli amici chitarristi. Sono degli spunti, come sappiamo, sono dei suggerimenti che poi verranno approfonditi più in là con altri video. Siamo a casa dello strangolatore e quindi eccolo qua. Ecco lo strangolatore con la sua fedele Fruia rossa, una bellissima Parker Fly degli anni 90, insomma, stiamo anni 90, no? Dico bene? Sì, giusto. Quindi insomma, siamo qui belli carichi, belli pronti per vedere, come dicevo prima, un altro suggerimento. Abbiamo il nostro amico Vino, adesso c'è poca, ormai è già sera e quindi c'è poca luce, però vedete che siamo qui carburati come al solito qua, già che uno lavora per voi, lo fa divertendosi. Abbiamo visto un fraseggino, poi ve lo inquadrerò bene e potrete segnarvelo sul tapping o tapping. Non ho mai capito come cazzo si dice tapping o tapping. In tutte e due le maniere. In tutte e due le maniere. Tapping. Chiamiamolo tapping che è più zarro. Non so, mi piace. Sul tapping, allora, tutti sanno cos'è il tapping, se non altro molti sanno cos'è il tapping, è un effetto mellifluo, quasi fluido, che si ottiene utilizzando le dita della mano sinistra, ma anche le dita della mano destra. Può essere declinato in vari modi. Quello che vediamo oggi è un tapping di base, basato su una tecnica che ha portato avanti, ha reso, planetaria, come, anche se non l'ha inventato lui assolutamente, ma l'ha resa planetaria come esperienza uditiva, il buon Van Allen. Quindi vediamo un tapping che è semplice ma presenta già delle cose interessanti, perché fa sentire già la sonorità del... La sonorità di questo è un qualcosa che è un pezzo, è un intro di un pezzo di Van Allen forse, o qualcosa ho ispirato... In realtà la seconda parte, quindi quando parte, siamo negli anni 70, quindi c'è anche un po' di storia, no? Quindi immaginatevi le persone che iniziano, ascoltano il primo disco di Van Allen, arriva questo assolo e Rapture a un certo punto a metà parte questo... Quindi si chiama Eruption il pezzo. Il pezzo è Eruption, sì, poi in realtà è più complesso. Noi vediamo proprio un piccolo ispirato. Sì. Poi in futuro, secondo me, perché no, lo andremo a fare tutto. Ma sì, dicevamo prima con lo strangolatore di... Ecco qua, guarda che c'è Fuchino, riusciamo anche a riprenderlo. È dal buon De Montis c'è Co, e qua abbiamo un altro animaletto tutto nero che è Fuco, che è il gatto dello strangolatore e che, come la cagnetta di De Montis, si accanisce su di me nel momento in cui giriamo i video. Allora, dicevamo, questo tapping è piuttosto semplice, vedremo però, da già l'idea di quella che è la sonorità, vedremo, diciamo prima con lo strangolatore, vedremo poi con lui altri esercizi di tapping, altri esercizi anche di doppia plettrata, che è quello che abbiamo visto l'altra volta, nei prossimi sweep, appuntamenti. Doppia plettrata, salti di coda. Avremo modo di... E man mano che andremo avanti andremo a mischiarle queste cose, quindi faremo... Proveremo a fare anche dei salti di corda dove ci mettiamo dentro del tapping e della doppia plettrata, e quindi tutto quanto inizieremo man mano e andremo a costruire, a macinare. Macinare tutta una serie di esercizi utili per fare poi tutto quello che ci serve per eseguire ottimi assoli, o comunque per avere una mano veloce, rapida, e per avere anche una buona tenuta del nostro strumento. Perfetto. Che è la cosa migliore. Allora, io ti chiederei, posto che, ripeto, tutti sappiamo che cos'è il tapping, perché Van Allen, cazzo, è come, non so, il Papa Francesco è meno famoso, credo, quindi voglio dire, sappiamo tutti cosa stiamo parlando. C'è però una cosa, prima, chiacchierando sempre con lo strangolatore, che lui mi faceva notare, io ho sempre fatto inconsapevolmente, ma c'è un motivo. Il tapping, nel momento in cui noi andiamo a fare un tapping con un dito singolo della mano destra, quindi non stiamo parlando di tapping articolati su chissà quali melodie, ma stiamo facendo un tapping classico, classico tapping d'hard rock, no? Con un dito singolo della mano destra, c'è chi usa l'indice, ma in realtà è meglio usare come si chiama il suca? Il medio, è meglio usare il medio, per quale motivo? È meglio usare il dito medio, perché noi dobbiamo immaginare sempre che quando andiamo a fare un esercizio, sia un salto di corda, sia uno sweep, sia una doppia plettrata, sia un tapping, noi arriviamo da qualcosa e finiremo a fare qualcos'altro. Uh-huh. Quindi magari noi approcceremo un pezzo di tapping a cui faremo seguire magari un rake, un bending, qualcosa, o un altro pezzo in doppia plettrata. Quindi noi il petto dobbiamo sempre tenerlo tra le dita. Esatto. Cioè, dobbiamo cercare di evitare quelle cose che ogni tanto si vedono e di abituarsi a suonare solo col dito indice e fare quelle cose dove uno sta suonando...
lo riprende e perché ti manca proprio il tempo, cioè, perdi il tempo. Se ti tieni il plettro in mano, voglio dire, tu adesso questa è la mia mano sinistra, immaginate se la destra, stai plettrando, vai a fare il tapping con il suc, appunto, e poi ti rimetti a plettrare e il tempo, insomma, non hai perso il tempo, non hai sta roba qua che è. Allora, ok, poi per carità c'è anche chi lo butta via. Fa arricchire i negozi di musica facendo quelle famose aste con microfono che va da cima a terra pieno di plettri. Plettra è ok. Però diciamo, quindi vuol dire che se tu c'hai 20 plettri hai 20 tapping possibili. Esatto, poi sei fottuto. Poi ci devi andare di dita. Dopo devi andare di dita. Vabbè. Evitiamo di fare questa cosa e quindi di esercitare l'indice che può servire relativamente. Magari se noi andiamo a fare dei pezzi interamente, ma più orchestrali, più corali, interamente, dove andiamo a usare due mani, quindi anche di queste cose qua. Allora andiamo a usare due mani, all'inizio alla fine useremo due mani, quindi del petto non ce ne facciamo assolutamente nulla. Però se noi stiamo imparando a fare tapping e immaginiamo di inserirlo all'interno di un assolo, ecco che a questo punto è necessario imparare ed allenare il dito medio. Okay, e quindi questo plettro rimanga in mano. In mano, così come ce lo siamo detti già nella scorsa lezione per la doppia plettata. Sempre il plettro in mano, per cui andiamo a sfruttare questo. Poi possiamo aggiungere questo, c'è anche chi aggiunge il mignolo, andiamo più su circense che sul musicale, sono sempre cose di effetto divertenti, potremmo vedere. Allora, io ti chiederei se sei d'accordo, caro strangolatore, di farci sentire innanzitutto l'esercizio o il suggerimento che vediamo. Sì, poi lo inquadriamo bene per i nostri amici. Il giro base è un giro molto semplice, nel senso che si tratta di eseguire il tapping con il dito medio, in questo caso siamo sul 9, sulla corda del Si, strappare, 4, e poi un Ameron sul 7, sul 5. Quindi aspetta, le prime due note, perché ti ho beccato che hai svarionato fortissimo, sì, certo. 9, 2, 5. 9, 2, 5. Ok, ok. Quindi che io volevo inquadrare solo giusto per chi casomai, poi io dico sempre il tapping sappia tutti cos'è, magari c'è qualcuno che il tapping non sa cos'è, nessuno nasce imparato. Volevo inquadrare il movimento bene, se me lo rifai magari lentamente accelerandolo delle mani. Ci sono tanti circoli che si possono fare, sì, questo ce ne sono 100.000, è primissimo. Quindi eseguo il tapping, strappo sul dito che ho più verso la paletta e poi eseguo una Ameron. Perfetto, quindi è un effetto, sentiamo già da subito, per chi non avesse chiaro l'effetto del tapping, è un effetto che a me pare ti levi dal, come tanti suggerimenti che diamo sia per armonica che anche per chitarra con lo strangolatore, ti leva le castagne dal fuoco, è giusto dire così? Sì, va bene. Nel senso che comunque è un effetto spettacolare, relativamente semplice tecnicamente, non stiamo parlando di tecniche stravanzate. È molto semplice, in realtà il tapping nasce proprio per dare l'impressione di fare 200 milioni di note. Quando in realtà ti stai muovendo poco. Esatto, come tutte le cose tra virgolette intelligenti che noi possiamo fare, dobbiamo sempre cercare di limitare, anche dopo le plettate, limitare al massimo i nostri movimenti, no? Quindi il tapping ci va incontro a questo, perché ci permette di fare due cose importanti. Una è quella che abbiamo appena detto, che è quella di riuscire ad eseguire assoli o parti di assolo con note molto veloci, no? E quindi di riuscire a dare un senso quasi, infatti passatemi il termine, violinistico, sì, dell'esecuzione. Due, ci permette anche di avere degli intervalli molto più ampi che con una mano sola non possiamo fare, perché immaginiamo di dover fare eseguire le stesse tre note, però in questo caso qui io sono sul 12. Sì, non puoi arrivarci. Posso ampliare i miei intervalli, quindi io posso magari avere due note che stanno esattamente a un'ottava di distanza. Quindi è una comodità assoluta. Va bene, allora, come dicevamo, quindi massimo risultato col minimo sforzo, come diceva sempre mia madre tentando di convincermi a studiare, no? Purtroppo non ha avuto grandi successi, però il concetto c'era. Se siamo d'accordo, caro strangolatore, io farei sentire l'esercizio completo e poi andiamo a vederlo. Facciamo una velocità normale. Anormale, poi lo facciamo un pelin più lento, io inquadro la tablatura e via andare. Ok. Ok,
Ok, perfetto. Quindi, questo è grosso modo. In realtà queste sono proprio le prime quattro battute di questo assolo, Eruption, che abbiamo detto è in realtà è la seconda parte dell'assolo. Queste sono le prime quattro battute. Uh-huh. Secondo me poi andremo a vederlo tutto, perché Eruption è un assolo assolutamente interessante, che poi dentro contiene anche tanti elementi di doppia petata, di acciaccature. Beh sì, il buon Van Halen non si faceva mancare nulla, no, certo. Un coglione non era proprio, passa poi, il tempo, ma... E poi è un grande, alla domanda qual è la tua donna ideale, lui disse una donna che fa sesso fino alle 3 di notte e poi si trasforma in un trancio di pizza. Ah, era lui, io pensavo fosse David Lee Roth, ma non sono sicuro. No, fosse può darsi, va, vabbè, comunque insomma è in quella comunque era sempre la stessa gentaccia. Sì, grande. Va bene, allora io adesso faccio la classica cosina che ogni volta facciamo, vedete, vi sto inquadrando quella che è la tablatura. Avete tutto il tempo di mettere in pausa e di segnarvi questa tablatura. Ovviamente stiamo usando una tablatura da chitarra, non d'armonica, quindi abbiamo 6 righe che sono ovviamente le corde, partendo dal basso abbiamo il mi grave, poi la, re, sol, si e alla fine il mi cantino. Tutto questo esercizio, come vedete, si svolge sulla corda di si. Quindi abbiamo, io vi ho fatto delle stanghette verticali per in qualche modo agevolare la comprensione di quelli che sono poi i blocchi che compongono sto tapping. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 blocchi. Uno fa, sempre sulla corda di si, fa 9, 2, 5, dove il 9 viene preso con la mano destra, col suca della mano destra. Il secondo blocco fa 10, 2, 5, sempre il 10 viene preso con la mano destra. Il terzo blocco fa 10, 4, 7, dove il 10 è preso con la mano destra. Il quarto blocco, che vedete, ha quella stellina sopra, me lo sono appuntato con quella stellina non perché abbia scoperto che mi piace il pesce, ma perché è un blocco che in realtà dura di meno, è un passaggio tra il blocco precedente e quello successivo. Spieghiamolo un attimo meglio questo passaggio. In realtà quasi tutto è identico, spostiamo solo qua e là le note, no? Quindi noi iniziamo, poi spostiamo un dito, poi spostiamo questo. E fino a qui le misure sono sempre le stesse. Sì. Quando in realtà siamo sul 10, 4, 7, uh-huh, prima di chiudere sulla parte finale, che è 12, 5, 9, uh-huh, abbiamo queste due note di passaggio, cioè quindi... Ok, sentite che... Provo a rifarlo. Dite che è un passaggio mozzo, quindi come dicevamo è una cosa di passaggio tra il 10-4-7 precedente e quello che va a concludere questa bella tablatura, che è il 12-5-9 successivo, ok? 12-5-9, dove il 12 viene preso con la mano destra. Quindi dove c'è la stellina correte, tanto poi voglio dire andate a ascoltarvi Eruption, al di là del fatto che è sempre un piacere ascoltare Van Halen, ma comunque sentite come è fatta il passaggino a cui ci siamo ispirati. Questa è la tablatura, ok ragazzi, tanto insomma si mette in pausa, si riesce a scupiazzare, quindi mi sono fatto un male infinito. Facciamo cazzo. Un'anticipazione. Sì, mi sono sbattuto fortissimo la gamba sul questo, campo. Questo giro, allora noi abbiamo adesso visto un giro semplice, adesso lo sposto, mi metto in la minore, sì, no? Quindi 5, 8, 10, uh-huh, noi abbiamo visto questo. Ma nessuno, nulla ci vieta di fare il contrario. Vedremo quello che sta dicendo lo strangolatore. Questi si chiamano circles, no, drop, come si chiama? Si chiamano, sì, lo sentite chiamare roll. Ah, roll, minchia. Cioè, sono dei giri, è lo stesso. Sono dei giri, sostanzialmente sono delle sequenze di note che tu vai a fare con la manina destra e la manina sinistra, esatto. E ce ne sono di vari tipi, sono degli standard. Vai da sinistra a destra, da destra a sinistra. Quindi avremo sicuramente modo con lo strangolatore di vedere vari tipi di roll relativi al tapping. Allora, ci vuoi far risentire magari a due velocità tutto quello che abbiamo visto? Sì, facciamo una normale, lenta, giusto per inquadrare e così anche per ridefinire questo passaggio nell'ensemble intero. Sì, certo. Ok. Più sostenuta, diciamo, più simile a quello che dovrebbe essere il tempo giusto. Ok.
Ok, perfetto, perfetto. Quindi allora, ragazzi, è inutile che ce la contiamo, scaldate le dita, questa è la tablatura, ce la siamo vista, andateci di tapping, vedremo, come stavamo dicendo prima, degli altri esempi di tapping, vedremo degli altri esempi di doppia plettrata, arriveremo anche a vedere qualcosa di sweep picking. Lo sweep picking è impestato, io sono il chitarrista proprio della domenica, lungi da me imparare lo sweep picking, ma anche i miei amici, tra cui lo strangolatore, che la chitarra, voglio dire, la suonano e anche bene. Sullo sweep picking si devono, no? È una cosa che poi andrà vista bene, no? Sì, è una cosa che va anche un po' allenata e scaldata. Va anche un po' allenata e scaldata perché è un mix tra velocità, fisicità. Lo sweep picking è un po' l'equivalente degli overbending sull'armonica. Cambia tutta l'impostazione della mano. Noi siamo abituati, se studiamo bene la doppia plettrata, studiamo bene anche altri generi o anche dei pattern, diciamo più rock blues, siamo abituati ad alternare il plettro, ad usarlo verso la direzione che ci serve. Quando noi lavoriamo sullo sweep abbiamo una direzione che è giù e l'altra che è su, certo. E spesso abbiamo una nota per corda, quindi dobbiamo cercare di calibrare in realtà la pulizia del sweep. Vabbè, ma avremo modo di dimmi. Ma l'ultima cosa, proprio per far vedere sai che noi alla fine cerchiamo sempre di far capire, sì, ok, ma se imparo sta roba qui poi dove vado a parare, no? Che cosa mi può servire? Io sono qua su una corda, faccio questo esercizio, l'ho imparato a fare, lo faccio bene, vado a 3000 all'ora, vado più veloce di quel cretino lì nella telecamera. E allora dici, va bene, ma come lo possiamo andare ad espandere? Beh, noi abbiamo detto, abbiamo questo giro dove noi andiamo a prendere, tappiamo una nota, tappiamo, Sì. Se noi la dovessimo spostare ad esempio sulla scala pentatonica di La minore, no? Quindi abbiamo 5, 9, 5, 8, 5, 7, 8, 8, e poi abbiamo qua 10, 10 e 9, ecco che io con lo stesso giro posso ricreare questo disegno qua. Scusate. Quindi va ad arricchire anche delle... ma d'altronde si aggiunge un dito, quindi vuol dire riesci a fare delle triplette in questo caso, se no triplette sembra andare a caccia, riesci a fare delle terzine, riesci a fare delle cose notevoli, interessanti. Allora, ma adesso arriviamo, se sei d'accordo, alla domanda essenziale di ogni esercizio che qui a Chitarra Inferno cerchiamo in qualche modo di dare. Il tapping, va bene, uno dice, guarda, bravo è sto tapping, però andiamo al dunque. Allora, il tapping si può associare a me per esempio il tapping ha sempre saputo di un qualcosa di, fatemi dire, un po', come dicevo prima, mellifluo, un po' quasi decadente, no? È una sonorità particolare, molto liquida, molto, non è per niente aspra. A quale vino possiamo associare? Hai detto, guarda, la parola giusta, è qualcosa di decadente, perché è anche qualcosa che ci ricorda il neoclassicismo, anche questo piccolo disegno che abbiamo visto con questo passaggio sul 12 crea questa atmosfera molto neoclassica e violinistica, e quindi dobbiamo andare un po' in Francia, non alla Ville Lumière in questo caso, non a Parigi, però direi che possiamo andare nella zona del Bordeaux, e abbiniamo questo vino, questo assolo lo abbiniamo con un vino tipico del Bordeaux, un bordolese, taglio bordolese, quindi Cabernet Franc, Merlot, questi tre vitigni che vengono normalmente inclusi, poi c'è chi ne usa solo uno, chi ne usa solo due, chi ne esclude qualcun altro, eccetera, però diciamo Haute Médoc, quella è la zona del Bordeaux, siamo quindi verso l'oceano, una zona che ha una forte componente anche diciamo salmastra, non è il termine proprio corretto, però diciamo così. Sì, sì, si sente che è vicino al mare. E questo ci dà dei profumi che sono paragonabili a un assolo fatto tutto in tapping, classico, decadente, veloce, non che il Bordeaux sia un vino veloce, perché quando è fatto bene resta è consistente, però ci dà proprio quel senso di terra che... Allora, le mani tutte e due le mani che lavorano sulla terra, è un bel parallelismo. E allora noi ne approfittiamo, adesso io sto guardando lo strangolatore bere, ma in realtà mi aspetta qui anche poi la mia piccola dose di Bordeaux e vedremo di godercelo. Va bene, che dire ragazzi, io ringrazio innanzitutto lo strangolatore per l'aiuto concreto che ci dà con questi suggerimenti, con Chitarra Inferno, che è una rubrica che sta avendo anche un discreto successo, sta partendo molto bene. Vi ricordo
che chi vi parla, ne avete la nausea, però a sto giro, ragazzi, l'ho detto solo alla fine, chi vi parla è il proprietario di Bigal Musica, www.bigalmusica.it, con una grande opera di fantasia, chiamandomi io Al, ho pensato bene di chiamare Bigal Musica il mio negozio. Vi ricordo che bigalmusica.it è un negozio online di strumenti musicali totalmente dedicato a voi e alla vostra presa bene, quindi fateci un salto, bigalmusica.it. ogni giorno ci sono strumenti nuovi caricati e le spedizioni sono sempre gratuite. Allora, grazie al buon strangolatore e anche al suo gattino che qua sembra mimetizzato, eccolo qua, Fuco, perché è tutto nerino, anche il suo gattino Fuco, io vi saluto, ci rivedremo presto con altri appuntamenti degli Armonica Tips dal maestro De Montis e di Chitarra Inferno dal buon strangolatore. Grazie a tutti, ciao! Ciao!